Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Clamorosa qualificazione dell'Italia del basket per le Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno fra 15 giorni. Dico clamorosa perché nessuno se l'aspettava. Diciamocelo tutto, l'Italia non era favorita per andarci, anche perché in finale aveva la Serbia vice campione olimpica nel 2016 a Rio, e squadra formata da dei fenomeni, Teodosic su tutti. Però questa nazionale ha stupito tutti, ha stupito il mondo intero, perché è clamoroso. Anche perché mancavano i big, mancava Gallinari che era impegnato ai playoff NBA, e Bellinelli, ex NBA, e Datome, ex campione d'Europa con il Fenerbahce, che non hanno partecipato perché stanchi da una stagione lunga hanno preferito riposarsi. Però questa nazionale ha fatto gruppo come la nazionale di calcio, e con Maignan, che è fortissimo sto ragazzo, c'ha 21 anni, gioca nei Golden State in NBA ed è la riserva di un certo Steve Curry, Maignan, Tonut, Melli, Polonara, tutti ragazzi forti, e hanno stupito tutti. Adesso l'Italia va a Tokyo in un girone con Australia, Germania e Nigeria. Passano le prime due più le migliori terze, si può fare. L'Australia è una squadra fortissima, ha dei giocatori NBA, però ce la giochiamo, anche perché anche la Serbia ieri doveva batterci ma ha perso. Germania e Nigeria sono alla nostra portata, possiamo giocarci sicuramente il secondo posto, ma anche il primo, anche perché arrivando secondo o terzi poi nei sorteggi rischi di andare a incontrare il Dream Team degli Stati Uniti, quella partita impossibile. Gli Stati Uniti di basket alle Olimpiadi hanno già vinto loro, anche giochicchiando. Ci sono i fenomeni dell'NBA, Durant, Lillard, nomi che mi vengono in mente. Con questo vi saluto, alla prossima, ciao dal vostro Marco.